Castagnata Cornier riuscitissima, direi, perché basta guardarsi intorno per vedere quanta gente è in fila per degustare le castagne preparate oggi in piazza dalla Proloco. Siamo qua con la presidente Nadia Oria, con te appunto tracciamo un bilancio di questo evento che, ripetiamo, anche vista la giornata che ricorda un po' l'autunno al di là della temperatura, però è proprio ideale per degustare delle castagne molto buone. Sì, guarda, oggi siamo stati molto fortunati perché il meteo non è che prometteva benissimo, ma in realtà ci ha graziato, siamo molto contenti, pieno di gente, è un appuntamento della tradizione corniatese, arrivano tanti corniatesi e non che magari sono andati a farsi un giro nelle valli e poi scendono da noi. È andata bene, sta andando bene, i castagnari stanno preparando le castagne a tutto spiano, ci sono gli artisti del Carlin Bergoglio che già da stamattina espongono le loro opere, c'è l'Accademia Filarmonica dei Concordi di Cornier che quest'anno è nata questa collaborazione di cui siamo felicissimi perché sta lietando la giornata e animano e poi con la loro musica è bellissimo, e poi c'è il Trial Team per i bambini con Hobby Sport Pilota per un giorno. La Proloco che quest'anno finalmente, dopo questi due anni difficilissimi per tutti, ha lavorato tanto, sta lavorando tanto, ricordiamo che appunto c'è stato anche il ritorno del Torneo di Maggio in doppia puntata, quindi significa che la Proloco, i volontari, tutto lo staff sta lavorando bene e sta ottenendo dei buoni risultati. Sì, sì, abbiamo lavorato tantissimo, è vero che ci siamo fermati due anni, la voglia era tanta di tornare soprattutto col torneo, quindi ci siamo messi sotto, abbiamo lavorato, devo essere sincera, sono molto contenta perché sono tanti giovani che si avvicinano alla Proloco ultimamente e questi qui, quindi è un buon segno, vuol dire che avremo un futuro. Abbiamo lavorato tantissimo, è tornato il torneo e che dir, vorremmo un po' di pausa ma non c'è tempo, ci sono tante cose da fare. Infatti parliamo anche di quello che saranno i prossimi appuntamenti perché è una Proloco che non si ferma mai. Sì, il prossimo appuntamento è l'Expo in manifattura, è un evento a cui teniamo molto perché era nato nel 2019, poco prima del lockdown, ed è una vetrina di tutti i negozi, dei prodotti di tutti i negozi di Cornier già per il Natale, quindi ci troviamo tutti in manifattura, ci sono i vari negozi o produttori che fanno degli stand, allestiscono degli stand già natalizi e siamo molto contenti di riuscire a tornare. Poi ci saranno delle sorprese, ci saranno delle cose molto particolari che non posso anticipare ancora, però sarà la prima settimana di dicembre, il 3 e il 4 dicembre, quindi vi aspettiamo. Diciamo che alla fine Cornier sa essere vivace, sa essere viva, basta avere appunto la forza di volontà che dimostra la Proloco, i volontari e le associazioni che lavorano assieme. Sì, assolutamente. Sì, allora le associazioni stanno collaborando tantissimo e questo è molto importante sia con i commercianti che con la banda come oggi. Abbiamo voglia sì, di fare, di divertirci, bisogna lavorare tanto ma si può fare. Giovanna Cresto, prima cittadina di Cornier, siamo in occasione di una castagnata riuscita, tanta gente in piazza, il clima giusto dell'autunno che si arriva anche a Cornier, e immagino che sia bello vedere la città così viva e anche così piena. Sì, assolutamente, una bellissima temperatura accoglie oggi tanti cittadini e tanti visitatori che hanno voluto scegliere Cornier. Questo è un appuntamento tradizionale che ormai da tantissimi anni si rinnova. Il grazie dell'amministrazione va naturalmente alla Proloco di Cornier che sta spadellando delle buonissime castagne, va all'Accademia Filarmonica dei Concordi che invece sta eseguendo un repertorio di ballabili e poi va al Circolo Culturale Artistico Carlin Bergoglio che espone invece le sue opere. Oggi abbiamo la presenza anche dei coscritti, una piazza piena di famiglie, piena di gente, quindi questo non può che farci piacere. È importante l'associazionismo e la collaborazione con l'amministrazione comunale, significa che appunto quando si lavora all'unisono i risultati sono quelli che vediamo oggi. Sì, assolutamente sì, in questo primo anno di mandato abbiamo veramente lavorato tanto con le associazioni che dobbiamo ringraziare di cuore, abbiamo messo in piedi quello che era uno degli obiettivi
del nostro programma elettorale, cioè il tavolo di coordinamento delle associazioni, un tavolo che ci permette di far sì che gli eventi non si sovrappongano uno con l'altro, ma soprattutto di far sì che le associazioni collaborino tra di loro, perché la sinergia tra associazioni è quello che può portarci a fare anche un balzo di qualità, no, nell'ambito degli singoli eventi. Quindi da quello che vediamo oggi diciamo che si può continuare, non tanto partire ma continuare lungo la strada, il percorso che si è avviato in questo anno. Sì, assolutamente, il compito dell'amministrazione in questo caso è sicuramente più facile, perché non dobbiamo inventare nulla di nuovo, dobbiamo semplicemente aiutare le associazioni che già operano sul nostro territorio con eventi comunque consolidati a fare sempre di meglio, e quindi questo è il nostro compito, e ben venga tutto l'aiuto che possiamo dare alle associazioni.